spossata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti quanti perfetti inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? No, cambierà, non cambierà, la prima ad entrare in fibrillazione è la mia portinaia. Mi consegna la busta come se ne bruciassi in mano. Io ci metto un po' a capire. Sulla busta, stampato a chiare lettere, si legge Questura, divisione anticrimine. E il foglio contenuto altro non è che un pressante invito a comparire al più presto. Guardo l'ora, è già mezzogiorno inoltrato. L'ufficio è aperto dalle 9 alle 12, quindi mi tocca rimandare all'indomani il tutto. Nel frattempo passo in rivista peccati e peccatucci di recente, medio e di remoto passato. Multe, ritardi, passaggi in rosso, mancata obliterazione del biglietto, inserimento di bottiglia di plastica nella busta dei promiscui. Oh, tempo fa mi hanno anche regalato una bicicletta, vuoi vedere che... Leggi bene, imbecille, divisioni anticrimine. Ti pare che si possano occupare di cazzate del genere? Boh, in ogni modo, domani porto con me un paio di mutande e lo spazzolino. Che freddo. Ci ammetto che c'era le ossa. E la nebbia? Cosa posso dire della nebbia? Verrebbe voglia di masticarla. Sul serio! Non sto scherzando! La gente è grigia in faccia. E non ti caga. Piove. C'è già un piavaglio di ombrelli che si contendono il marciapiede. Mentre si corre non si pensa. Quindi allora via, in fila, avanti, marcia. Faranno agguitato per salire sulla metro e per trovare un angolino del bar a mezzogiorno. Assiepati. Sorridenti, abbronzati, 10.000 lire la seduta, panino, caffè, il conto, buon lavoro, ci vediamo domani. C'è però qualcosa di feroce nell'aria in queste 8 del mattino, un malessere, un mal di vivere compresso, schiacciato, un'insofferenza verso la vita che fanno fatica a nascondere, che basterebbe un niente a far detonare. Laggiù, nei sottofondi, una marea di impiegati e di commesse si accalcano e sgomitano davanti alla macchinetta dei biglietti. E sopra, incolonnati, piede destro, pigiama a fondo, piede sinistro, idem. Il pugno sul clacson, in bocca, tutti i porchi di questo mondo e l'ennesima sigaretta. Nello stomaco, il caffè a centrifuga sparata. E negli occhi il terrore di restare indietro. Ma indietro a cosa? Dove andate? Sgomma! Sgasa! Che cosa di stronzo? Ti vuoi muovere? Ma è possibile che siano tutti così accordati? Alle prese con gli stessi cazzi, le medesime rogne, le solite ordinarie questioni. Loro che vanno in questura solo per il passaporto
e che si struggono per le mete lontane. Loro che sono nati nella parte figa del mondo, allora stabilita, e che conoscono a menadito le curve del sentiero, l'esatta quantità dei passi, l'imponibile da scaricare e la limpida copiosità dei pianti che li scorteranno giunto il momento dell'ultimo sospiro. Continua a piovere. Da bambini uscivamo nudi sotto la pioggia e ci lanciavamo le palle di fango. La nonna raccoglieva la pioggia in un catino e la teneva per risciacquarmi i capelli e farli diventare più lucidi. L'aria sapeva di pulito e si festeggiava mangiando tortas fritas. Carne in fila ovunque, in fila per lavori del cazzo che nessuno vuol più fare, per il permesso di soggiorno o con un assegno davanti a un cretino in cravatta che non si capacita. Mi scusi, ma è possibile un conto corrente? Mi dispiace, ma non posso aiutarla. Sta città di merda. Continuano a ripetermi che devo ritornare al mio paese e da lì prendere il visto d'ingresso in Italia. E se non posso ritornare, sono affari miei. Dovrebbe procurarsi un paio di fototessere e portarmi una fotocopia del documento per tornare. Un nuovo documento? E allora amante da bollo, fototessere ancora, fotocopia, documenti ancora, carta sanitaria, carta... Milano è una città tosta, non c'è che dire. È una specie di corso di sopravvivenza universale. Se sei capace di tenere testa qui, sei capace di tenere testa in qualsiasi posto del mondo. L'Italia, l'Italia, il mio paese! Non mi serve il permesso di soggiorno, il paese del mio corpo, dove è stato bene, dove che chi mi ascolta, pur di ascoltare la storia. Mi sono salubrio, voglio il vero e il vero, che la mia vita è meglio salubrio, pur di scometta. Mi segua, per favore. Mettiti in fila e aspetterà. Scusa. Mettiti in fila, ho detto. Ma io veramente vorrei comparire davanti alla divisione anticrimine. Fammi vedere. Prego, mi segua. Tac, tac, permesso. Prego. Buongiorno, faccia vedere. Deve indicarci l'indirizzo in cui ricevere ulteriori notifiche, una firma in duplice copia e poi deve indicarci il nome del suo avvocato. Non ho un avvocato. Allora glielo assegniamo noi, d'ufficio. Firmi qui. Qui. Poi deve indicarci il nome del suo avvocato. Ma non ce l'ho un avvocato. Bene. Può tornare a casa. Mi scusi, ma di cosa mi si accusa? Ingiuria. A chi? Potrà leggere l'imputazione soltanto da mano del suo avvocato. E adesso? Adesso cosa, scusi? Cosa faccio? Resta in attesa di processo. Ah. Silvia. Torno a casa. Dovrei forse sentirmi amareggiato. Non lo sono. A parte l'inquietudine che tornerà. Su questo non ci piove. Credo proprio di aver agito bene quel giorno sul treno. Facciamola breve. I mesi successivi se ne sono andati con la ricerca di questo provvedimento. Dopo un anno circa dalla sua stesura, riusciamo finalmente a mettere gli occhi sulla relazione di servizio redatta dai due poliziotti. In realtà le relazioni sono due, una per ciascuno, ma talmente concordanti da sembrare una fotocopia. In esse si racconta che durante le fasi del controllo un altro viaggiatore, seduto alle spalle dello scrivente, cominciava a inveire contro di noi e contro il corpo di appartenenza. Lo stesso diceva che il nostro comportamento era viziato da pregiudizi a sfondo razziale. Il viaggiatore, urlando all'interno del vagone, così ci apostrofava: razzisti, squadristi,
Fermate solo quelli scuri di carnagione perché siete solo dei razzisti. Vergogna! La polizia italiana fa il proprio dovere solo contro i deboli. Andate a prenderla con i veri delinquenti. Allora, signori, siete giunti ad una coda amichevole? No. Non ci vediamo da un anno e mezzo e questa mattina non abbiamo avuto nemmeno il tempo di salutarci. Andate fuori e cercate di trovare un'intesa. Sono disposta a finirla qui. Nel frattempo sono stata trasferita e per me ogni volta è una spesa. Fatemi una proposta economica. Una proposta? Economica. È la prassi, no? Mi dispiace, ma di essere colpevole di qualcosa che non ho fatto, sono in tribunale a dirlo. Non voglio facilitargli il compito. Vado in carcere piuttosto che accettare un compromesso del genere. Si sono succedute diverse udienze dopo quel calcio d'inizio. Ho sentito la deposizione dell'uno e dell'altro, quasi sempre sovrapponibile, in tempi diversi. Poi il pubblico ministero ha dato per compiuta la fase dibattimentale. Non era previsto che io potessi esporre la mia versione dei fatti. L'abbiamo chiesto, il mio avvocato ed io, lo abbiamo preteso. Davanti alla perplessità dell'accusa, secondo la quale non era assolutamente necessario. Così finalmente, dopo circa 2 anni, da un innocuo scambio verbale tra un libero cittadino e 2 agenti di polizia, ho potuto dire la mia verità in quel tribunale. Non avevo grandi speranze. Da più parti ero stato avvertito su un esito scontato del processo. Uno come te, italiano ma ancora dilettante, uno senza testimone a favore che cerca di ribattere le accuse di 2 funzionari di polizia. Roba da nemmeno sperarci! Oggi, mercoledì 20 gennaio 2010, questa Corte, ritenute insufficienti e contraddittorie le accuse mosse nei confronti dell'imputato, ha deciso per il suo proscioglimento. L'imputato è assolto. Ci tenevo a raccontarlo questo finale di partita. Ciò che non c'è niente di straordinario in questa storia, che queste cose accadono a tanti, quasi tutti i giorni. Penso però a quelli che in questi anni si sono trovati in una situazione simile, nella quale orientarsi è un'impresa disperata, a quelli che sono stati costretti a fare, volenti o nolenti, una proposta economica. So di essere stato un privilegiato in questa vicenda, perciò non sono riuscito a smettere di pensare alla faccia di quel signore senegalese, alla dignità del suo sguardo, alla mano che mi offrì prima di scendere dal treno. La dignità si paga, diceva mio padre, ma un uomo senza dignità è un morto che cammina. Primavera intanto tarda ad arrivare.